Buonasera, benvenuti tutti quanti voi che ci seguite alla trasmissione, appunto, le trasmissioni in diretta di Libri.tv. Oggi è 25, venerdì 25 maggio. Iniziamo appunto questo spazio, tra virgolette, direttore, con delle riflessioni su degli avvenimenti che sono avvenuti questa settimana, anzi, la settimana scorsa. È stata una settimana abbastanza dura, soprattutto un weekend abbastanza duro. Quello che è appena trascorso, faccio riferimento in particolare a sabato 19, è esploso un ordigno a Brindisi davanti a una scuola intitolata a Francesca Morvillo e a Giovanni Falcone, che ha ucciso una ragazza, Melissa Bassi, ne ha ferite altre sette, alcune anche molto gravemente. E ovviamente lo sgomento, la rabbia, il dolore. Ci hanno coinvolto tutta l'Italia semi annoiata dai ballottaggi delle elezioni amministrative. Almeno annoiata, presumo sia stata quasi la metà degli aventi diritto al voto che non hanno esercitato questo diritto astenendosi dalle urne. Ragionevolmente il dolore e la rabbia nella comunità colpita, nei cittadini, ovviamente è umano che siano state ispirazione per reazioni ovviamente emotive, inconsulte, anche imprevedibili, ma è ovvio che appunto un evento così drammatico, la morte di una ragazza molto giovane, possono provocare queste cose appunto da parte della comunità, dei cittadini. È un po' diverso quando appunto rabbia e dolore che tutti quanti provano diventano ispirazione per delle reazioni inconsulte anche da parte di alcuni rappresentanti delle istituzioni. E quindi il momento da drammatico si trasforma quasi in una farsa e diventa grottesco. Penso che proprio questa cosa sia avvenuta nell'Italietta di sempre, che purtroppo in certi momenti è incapace di percorsi lineari, sobri, percorsi a volte anche suggeriti da manuali, forse ritenuti in qualche modo mortificanti la famosa fantasia e genialità italica. Nell'arco di poche ore, cosa è accaduto? Nell'arco di poche ore, decisamente un arco di tempo insufficiente per raggiungere dei risultati apprezzabili a seguito di indagini, sono state elaborate le teorie più fantasiose sull'ispirazione, sul movente, sul tipo di gesto. Di fatto sappiamo che appunto c'è stata un'esplosione, un ordigno. Si è pensato appunto che un ordigno di cui ancora oggi, a distanza di una settimana ormai, con esattezza la composizione non è poi così chiara come sia stato appunto nelle sue varie parti assemblato, messo insieme. Non sia stata a distanza da un modo progettato, realizzato, aver contribuito a piazzarlo. Erano tre bombe di piazza, anche una cosa abbastanza pesante. Lo ha attivato. Si è appunto attivato ponendosi davanti a una telecamera di sorveglianza. Telecamera di sorveglianza con delle immagini ovviamente che quindi sono state registrate e sono state subito prese in considerazione dai vari investigatori e praticamente in poche ore è accaduto che l'identità, la zona dove abita, la professione della persona che si è ritenuta potesse essere appunto l'autore di questo attentato e che era una persona che in qualche modo somigliava, soprattutto per una imperfezione fisica, al personaggio appunto che era in queste immagini ripreso. Ecco, tutti questi dati in poco tempo sono finiti sui giornali, sui media, sulle TV. Questo ovviamente perché sono dati che sono usciti dalle procure, dai luoghi dove erano iniziati e dove stanno tuttora
svolgendosi queste indagini e per cercare appunto il colpevole. In poco tempo questa persona è stata trovata, è stata reperita, addirittura con l'aiuto di un familiare, ed è stato preso in esame, ovviamente è stato interrogato lungamente, ha chiaramente opposto un alibi che è stato appunto ritenuto valido, dopodiché è stato scagionato. Ora, l'Italia, la cerota dalla morte di una ragazza giovanissima, una collettività colpita come un fendente, nel momento in cui era convinta che questa ferita si stesse suturando, viene a scoprire invece che questa ferita è ancora in pieno sanguinamento, e lo è tuttora. Si sono date notizie subito da certi ambienti, non si capisce se poi appunto siano state fughe di notizie, se siano state invece delle dichiarazioni in qualche modo dotate di una certa attendibilità, che davano quasi per certo al 90% la scoperta appunto dell'autore di questo delitto. E sono appunto i giornalisti, in qualche modo facendo il loro mestiere, hanno in qualche modo riferito queste notizie. Peraltro, nel frattempo, subito dopo, anzi, l'evento, si sono in qualche modo accese tutta una serie di scuole di pensiero da parte di eminenti personaggi del mondo delle procure e anche del governo, che hanno elaborato scenari chi terroristici, chi mafiosi, chi stragistici, o meglio stragisti. Qualcuno si è proteso fino a ipotetiche piste internazionali. Tutte queste piste, di fatto, al momento appunto del riconoscimento dell'attendibilità di questo, dell'alibi di questa persona, sono in qualche modo crollate obiettivamente, sono finite in realtà ad alimentare la storia farsesca dell'Italietta di sempre, ma non perché non possano essere veritiere, ma perché probabilmente non erano supportate da una serie di dati. Troppo mortificante sarebbe stato per la storia, probabilmente la mitologia della genialità italica, procedere con delle semplici indagini a tutto il campo, dei dati, delle testimonianze, degli indizi, cioè indagini puntuali, investigazioni. A seguito appunto di questo obiettivo buco nell'acqua, così possiamo chiamarlo, martedì 22, questo virgolettato vi leggo: non ci sono arrestati, non ci sono fermati, non ci sono indagati in questo momento e non ce ne saranno nelle prossime ore. Questo è ciò che viene dichiarato dal capo di gabinetto della questura di Brindisi, Anna Palmisano. In pratica, credo di avere un ritorno in cuffia dalla regia. Donato, mi senti? Ok, allora riavvio il video, credo che stia ripartendo. Allora, vi stavo dicendo, viene mandata avanti una donna, una poliziotta, un capo di gabinetto della questura di Brindisi, Anna Palmisano, in qualche modo a dichiarare il fallimento di tutto questo trionfalismo iniziale. Una cosa interessante anche su questo, e una dichiarazione interessante colta proprio in questo frangente drammatico, è la testimonianza, la dichiarazione più che altro di Alfredo Morvillo, procuratore capo a Termini Imerese, fratello di Francesca Morvillo, la moglie di Falcone, a cui appunto è cointestata, in qualche modo cointitolata, è meglio, cointitolata la scuola, teatro appunto di questo efferato delitto. Questo procuratore parla di antimafia parolaia, mi vengono in mente anche le parole di Leonardo Sciascia. Io appena concluso la virgola vi posterò sulla chat il link di queste dichiarazioni interessanti che sono contenute nel TG della 7 delle ore 20 di martedì 22. Sono delle dichiarazioni abbastanza pesanti su degli errori e delle
quasi incapacità da parte di qualcuno, dei trionfalismi. Interessante anche il rammarico del capo della polizia che abbiamo sentito, che si sono appunto che si sono lette, credo, alle celebrazioni del 160° anniversario della polizia a Roma, che praticamente parlano di fughe sulle notizie dell'attentato. Ora, le fughe possono avvenire quando in qualche modo dagli ambienti che dovrebbero anche tutelare un certo riservo ai fini della riuscita delle indagini, non certo peraltro, viene consentita questa fuga. Io da tecnico non ho gli strumenti, per carità, per fare delle dietrologie o delle analisi di alcun tipo, però rilevo senz'altro come cittadino, penso di avere il diritto di gridare la mia insoddisfazione per una giustizia intempestiva, presente forse troppo davanti alle telecamere, che sbandiera dei successi ancora non raggiunti, in qualche modo dando la possibilità poi di dare il via a delle scuole, dei retroscena che hanno imperversato nella storia dell'Italia, delle stragi, dei drammatici eventi criminosi dell'Italia, a cui spesso non si è arrivato poi a scoprire gli autori. Mi sento ricordare anche un'altra cosa, che questa è la stessa giustizia che è puntuale, mi sento ricordarlo perché penso che ci sia un filo che lega tutto, che è puntuale soltanto rispetto alla continua negazione dei diritti umani all'interno delle nostre carceri. In quello è puntuale, per quanto riguarda il resto non molto. Questo è quanto io oggi volevo farvi sapere, diciamo in qualche modo comunicare con voi queste mie riflessioni. Spero ovviamente che poi possano seguire anche dei commenti da parte vostra più o meno benevoli. Rapidamente passerei quindi a illustrarvi il palinsesto. Dopo la virgola del direttore avremo lo spazio Certi Diritti con Riccardo Cristiano, che intervisterà lo scrittore Vincenzo Perrellis, docente di lingua e cultura albanese. Oltre il pregiudizio, oltre il tempo, l'amore è oltre. Questo è il titolo della puntata di oggi. Alle 21.45 lo spazio live, condotto da Giovanna Devitag, con come ospiti e contraddittori Alessandra Colle e Giancarlo Calciolari, con il titolo Animale e società, quanto è specista l'antispecismo? Per Voci Radicali, alle 22.15, da me condotto, avremo come ospite Ivan e Otvos, e parleremo dell'ordine dei giornali, o meglio della proposta di modifica dell'ordine dei giornalisti, e ci sono delle leggi che sono appunto in itinere, delle proposte di legge in itinere. Giornalisti, il titolo di questa trasmissione sarà Giornalisti, si è quando si scrive o quando si è iscritti. Alle 22.45 avremo a tavola con l'arte di Giancarlo, condotto da Giancarlo Calciolari, con ospite appunto, o meglio, sarà un video registrato che vedrà appunto come protagonista Gigliola Tallone dell'Accademia di Brera, da allievo a maestro. In chiusura alle 23.15 avremo appunto la consueta trasmissione dedicata all'antiproibizionismo, Leggera Euforia, condotta da Claudia Sterzi. Io anche sarò presente, diciamo, facendo un po' da tappezzeria o quasi, ma comunque sia postando qualche domanda che viene posta dalla chat, spero che ve ne siano, spero che partecipiate. Detto questo, io vi auguro buona visione dei nostri programmi, faccio appello a voi che ci seguite in diretta e in registrata anche per quanto riguarda l'iscrizione alla nostra associazione libri.tv, ci sono tutti i dati su come poterla svolgere, come poterla fare sul sito appunto liberi.tv, facilmente reperibili. Vi ringrazio e buone trasmissioni, e spazio appunto, passo alla regia per lo spazio Certi Diritti, condotto da Riccardo Cristiano. Grazie.